Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace. Oggi iniziamo una nuova avventura e precisamente siamo con il gioco di Max The Curse of Broadhold. Ok, scusate ma io l'inglese proprio zero. Allora, ho visto questo bellissimo giochino su Steam e volevo proporvelo perché presuppongo, io non ci ho ancora giocato, ma da quel poco che ho visto presuppongo che sia proprio un bel giochino. Dunque, questo qui è un platform rompicapo in 2D. Genera avventura. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere inutili e facciamo nuova partita. Brother, brother, oh brother of mine, I wish you could erase from all of time. I wish your traces could be gone from all places, that evil itself could take you away and leave me alone on this very day. Diversalandia. Ok, capitolo 1 di 2. Ok, allora iniziamo. Quindi io lo sto giocando su PC e utilizzo il control pad dell'Xbox. Vediamo un po' cosa si prospetta in questa nuova avventura. Come grafica, ragazzi, devo dire che è molto ben curata, perché mi sembra che sia proprio bella come grafica. Ok, come tasti per adesso sto nient'altro che utilizzando il tasto A per saltare. Ok, dai, dai. Andiamo ad andare a salvare il nostro fratellino. Ok, oscilliamo un po'. Ok, si accovaccia da solo, quindi devo dire che i tasti sono, per adesso sono molto comodi. Ok, andiamo qua, qua. Di male in peggio, ragazzi, direi, eh. Ecco, lui ha lanciato un sassolino e l'altro gli tira dietro un bel pietrone. Ok. Mi sa che dobbiamo scappare dal mostro.
qui. Ok, forse siamo riusciti a distanziare il mostro. Andiamo di qua. Per fortuna. Ok. Proseguiamo. Grafica, ragazzi, mi piace veramente tanto. Perché anche con, è molto curato con le ombre e quant'altro. Andiamo indietro, via via, veloce, veloce Max. Ok, è andata bene, devo dire. Andiamo avanti. Veloce, 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 controlla tutto. Allora, mi sa che dobbiamo saltare di là. Quindi oscilliamo leggermente un po'. E via. Ok, quindi allora di conseguenza noi abbiamo mandato, cercato su Google questa tra virgolette maledizione per quanto riguarda il nostro fratello che ci disturbava, e si è aperto questo portale di cui questo mostro qui ha rapito il nostro fratello, e noi dovremmo andare a recuperare appunto il nostro fratellino. Oltre al mostro questo qui mega gigante, abbiamo visto che c'è anche questa arpia che si è impossessata pure di nostro fratello, quindi di conseguenza dobbiamo, presuppongo, andare al covo di questa arpia per recuperarlo. Allora. Su. Mi ricorda molto, ragazzi, il gioco che ho giocato era Ori the Blind Forest, il titolo di anche quello, ragazzi, ve lo consiglio, lo potete trovare nella mia playlist, che è stato veramente un bel gioco anche quello. What the water? Ecco, perfetto. Ho sbagliato a saltare. Allora, uscendiamo e saltiamo, che culo. Proviamo per cadere ancora. Ok. Quit messing with me. Hello. Fantastico. Beh. Allora, mi sa che dobbiamo seguire questa onda qui. Ok. Qua, perfetto, e su di qua. Up you go, Max. I'll tell you how to save the brother. Huh? Let me describe. For centuries, I have sheltered this world against Lord Mustacho. Lately, Mustacho has gained the upper hand. I'm old. But so is he. To rule the world once and for all, he needs new energy, a fresh spirit, a new corpus. Your brother. Mustacho keeps Felix there. Succeed where I failed. Go to the castle. Stop Mustacho before he absorbs Felix. But beware Mustacho's eyes. Now, Max, hand me your weapon. I will grant it my soul. I don't have any weapons. All I have is this old magic marker. Ooh, that will do pleasantly.
Your weapon contains my soul. Only you can wield it, Max. Go on, pick it up. Come Excalibur. Excalibur ha la spada nella roccia. Noi abbiamo il pennarello nella roccia. Ok. Yes! On you go, Max. Felix is waiting. Ok. Your weapon can clear the path. Spettacolare, ragazzi, spettacolare. Spettacolare, adesso abbiamo anche questo potere qua. Ok amici, io direi che il primo episodio con il nostro personaggio Max termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo, in tal caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.